Come valuta la ricerca di titoli per l'esercizio della professione giornalistica alla luce della sua assurda vicenda giudiziale? No, questa, nel mio caso proprio, è assurda la cronaca nazionale proprio perché, guarda, c'era un'altra discrasia. Quando io sono stato rinviato a giudizio per esercizio abusivo, già avevo subito un processo che non era. I media non avevano dato molto risalto perché non ci tengo io a queste cose. Non so poi chi è stata a uscire questa notizia, sembrava proprio ad arte. L'anno prima io ero stato assolto con formula piena per un esercizio abusivo della professione di giornalista fatto da una dirigente del comune di Partenico. Ci aveva querelato perché noi avevamo detto che questa è di Forza Italia, il dirigente del comune che guadagnava 100.000 euro l'anno rispetto. Tra parentesi, avevo un di dietro che nemmeno andava 10.000 lire, vabbè, comunque, quella è un'altra storia, dice Pino Maniesce, e ci aveva querelato proprio per l'esercizio abusivo. Il giudice ha ritenuto che l'articolo 21 della Costituzione ci garantisce benissimo e mi aveva assolto, tutto lì. Una denuncia anonima invece, che io dico non tanto anonima perché fatta da giornalisti, e qui anche qualche concomitanza con non Pippo Fava, i colleghi che accusano, magari per invidia o non so, magari pagati da chi, inizia quest'altro iter, ma questa volta sotto i riflettori dei media nazionali. Io l'avevo detto che ero stato già assolto e quindi già c'è un precedente che già. Lì invece nasce che due interrogazioni parlamentari, perché Neoluco Orlando e qualche altro parlamentare hanno posto all'attenzione che l'articolo 21 della Costituzione cozza con quello che è l'ordinamento dell'ordine dei giornalisti. Se c'è l'articolo 21 che dice che io posso dire quello che voglio, non c'è bisogno della tessera. Per cui si stava creando il caso nazionale, e allora cortesemente l'ordine nazionale dei giornalisti mi ha chiesto di iscrivermi perché si Ma lei creava ha esercitato senza avere tessere. abusivo. Abusivo. Sono un abusivo e mi onoravo di esserlo, anche perché oggi mi immagino se con uno con il tesserino diventa collega di Emilio Fede o di Minzolin o di Bruno Vespa. Lì c'è stato un altro processo che ovviamente non è il tesserino che mi ha salvato, ma è stato sempre l'articolo 21 della Costituzione, e la cosa più bella è stato il riconoscimento scritto nella sentenza da parte del giudice del ruolo di informazione libera contro la mafia e penetrante nel territorio di Tarajato. Quella è stata la migliore sentenza, il miglior riconoscimento che un giudice poteva darci. Cosa pensa dell'informazione locale in Sicilia? Ma è quella che dovrebbe essere l'informazione reale del territorio. Il giornalista viene dipinto come colui che consuma le scarpe, cavalca il territorio, informa, è sulla notizia e Ma ritiene ad soprattutto. esempio che ce ne sia, cioè che sia tanta, se sia poco, sia No, no, non ce n'è. scarsa? È proprio quella che non ce n'è perché ormai diciamo, è più remunerativo. È meno rischioso mettersi dietro un computer, fare il copia e incolla delle agenzie, fare le veline, fare, io dico scusami, il leccaculo, che ovviamente andare sul territorio a rischiare la pelle. Guarda, anche quando uno fa informazione reale, anche quando corre per andare a riprendere una macchina in fiamme, sa benissimo che c'è il rischio che il proprietario della macchina, dipende il pero che è, possa scassarti la telecamera in testa. Quindi questo informare in maniera reale, vera, nel territorio, i rischi ci sono. Non li vuole correre più nessuno, anche perché appunto, come ti dicevo, è più remunerativo starsene dietro un computer. Un attimo.
Ah, ritiene che in Sicilia si debba parlare solo di mafia o anche della cronaca quotidiana, di tutto ciò che succede, della realtà, Il diciamo. nostro Per esempio, telegiornale. voi su Teleado vi occupate solo e soltanto di mafia o anche avete altri spazi? Guarda, il Teleado è un telegiornale completo. Io molto spesso dico che vorrei aprire il Teleado Notizie non tanto con la cronaca o i morti ammazzati di mafia o le notizie di mafia, ma con i servizi che realizziamo anche nelle scuole, i bambini, i ragazzi, il presepe, se visto che siamo in periodo natalizio, o con tutto quello che di bello c'è nel territorio, compreso le processioni. Noi ci occupiamo di tutto, ci occupiamo di cronaca, ci occupiamo di mafia, ci occupiamo delle realtà locali e ci occupiamo di quelle che possono essere le esperienze positive del territorio, soprattutto, anzi, caldeggiamo le esperienze positive del territorio. L'informazione deve essere completa a 360 gradi. Ovviamente, siccome i nostri territori sono definiti ad alta densità mafiosa, ci occupiamo Mafia. soprattutto di mafia, ma guardiamo tutto quello che ci circonda. Guarda che noi abbiamo realizzato servizi, credo che tutti ormai conoscono Danilo Dolci o la diga dello Jato. La diga dello Jato con i consorzi oggi è diventato un consorzio di bonifica. Non parliamo del lato rifiuti o del lato idrico. Questi carrozzoni, tutte queste cose, o anche della spazzatura, delle scaffe, dell'acqua che manca. L'informazione è la voce di chi non ha voce. Noi ci mettiamo dalla parte dei cittadini. Molto spesso, erroneamente, qualcuno mi dice dalla parte noi diciamo dalla parte del più debole. Qualcuno mi corregge e dice: guarda che il popolo non è debole, perché se un intero popolo si ribella, ovviamente scrive la storia. Ed è così, noi facciamo parlare la gente, diamo voce alla gente, a coloro che non hanno la possibilità di esprimersi. E per questo dico con molto orgoglio che Teleato non è mia, Teleato è la televisione della gente, la televisione del popolo. Ma pensa che la gente, cioè che sia dovere di ogni persona dare informazioni? Cioè, lei pensa per esempio che l'esercizio abusivo possa essere o Guarda, io debba per essere fatto da ogni cittadino, anche siciliano? denunciare quelle che sono i misfatti, non penso che ci vogliano tessere, ci vogliono attributi. Quindi noi invitiamo la gente a denunciare quelle che sono le sopraffazioni, le irregolarità. Ti porto un esempio. Denunciare inteso come dare informazione, non semplicemente andare a fare la querela, No, 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 giusto? ci vanno a denunziare. Guarda, ti porto un esempio pratico molto, molto bello. Che talvolta ci sono alcune cose che non sono reati, però possibilmente vale la pena dire. Noi riceviamo anche decine di lettere, molto spesso anonime, io invito a firmarle, si deve avere il coraggio di metterci il viso e la faccia, dove si denunciano delle nefandezze che poi andando a controllare ci sono. E quindi noi tra le altre cose facciamo anche da cerniera con quelle che sono le forze di polizia, perché poi queste informazioni le passiamo a chi di competenza. Noi invitiamo sempre la gente ad andare a denunciare e soprattutto le prevaricazioni, le sopraffazioni, non sottostare alle prevaricazioni e a quelle che sono le nefandezze. Guarda, ci siamo riusciti, perché ti porto un esempio che per me è lo specchio di cosa può fare l'informazione. Un paio d'anni fa c'è stata una lite tra un boss mafioso e un vicino per questione di confine. Il boss mafioso entra in casa, prende la pistola e spara. Lui era seduto in macchina, il proiettile gli sibila di davanti, non lo colpisce, parte con la macchina e guarda che quasi con tutta la macchina si infila dentro il commissariato. Va a denunciare il mafioso. E dice al vicequestore: denuncio questo PDM, noi li chiamiamo PDM perché non è una sigla di un partito, è un pezzo di merda. Questo pezzo di merda mi ha sparato e io lo sto denunciando perché se era qualche anno fa,
me ne sarei andato da un altro mafioso per farmela discutere, ma così mi ha insegnato Tagliato e questo pezzo di merda deve andare a finire in galera. Il mafioso è stato condannato a 10 anni per tentato omicidio. Quindi l'informazione che pregna il territorio, che indirizza, che dà le giuste indicazioni o informazioni, che è quello che dovrebbe fare, guarda che fa molto.